L'uccisione di un capo famiglia. Quali sono le reazioni, se ci sono reazioni, oppure se queste reazioni non ci sono? Quali sono le spiegazioni? Se si uccide un capo famiglia senza il consenso della famiglia stessa, le reazioni sono guerre di mafia. Se si uccide un capo famiglia con l'accordo della famiglia stessa, non succede niente. Non c'è nessuna reazione. Quindi se c'è una sostituzione di questo capo famiglia ucciso con membri della stessa famiglia... È perché è pacifico che c'era l'accordo della famiglia stessa. Ah, ecco. Degli esempi me ne può fare? Stefano Bontade. Stefano Bontade, componente della commissione nella quale ha un ruolo di rilievo fino all'arrivo dei Corleonesi, è ucciso il 23 aprile del 1981. Esponente della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, è giustiziato perché entra in conflitto con Luciano Liggio e i suoi uomini. Quando è cominciata l'omicidio di Bontade? Ma quella è diventata una guerra. E quindi quelle persone della commissione sapevano che gli unici due nemici che avevano in commissione erano Stefano Bontà, Salvatore Inserillo e un tale Gigino Pizzuto. Stefano Bontà si lamentava che si erano stati fatti degli atti criminosi senza che lui lo sapesse. Che lui venisse informato. Il primo in ordine di tempo credo che sia il maresciallo Sorino. Il secondo credo che sia il colonnello Russo e via. Sì, e poi Di Cristina. Di Cristina è anteriore. Di Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Sì. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai Corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Liggio. Ma l'uccisione di Bontade, scusi Buscetta, l'uccisione di Bontade, da che cosa nacque? Quale fu il momento, diciamo, importante che determinò? Non c'è un momento importante, c'è una presa di posizione dei Corleonesi, ma quando dico Corleonesi non intendo riferirmi ai Corleonesi nati a Corleone, intendo riferirmi allo schieramento Corleonesi. Alla famiglia? No, schieramento. Allo schieramento, perché io posso chiamare anche il signor Calò Corleonese, che non è Corleonese, intendo dire schieramento Corleonese, dove loro hanno la preponderanza, dove loro comandano. Cioè, chi ci mette in questo schieramento? E allora, cioè, tutti. Chi? Tutti? Tutti, perché o con me o contro di me. E allora io stavo dicendo che non è arrivato un momento preciso per questa uccisione di Stefano Bontà, è arrivato lo schieramento completato con meticolosa trama dai Corleonesi, dove avevano degli elementi in tutte le famiglie che stavano soci con loro. Cioè lei vuol dire, vediamo se io ho capito il suo pensiero, che i Corleonesi avevano predisposto una struttura dentro le altre famiglie in modo che quando ci sarebbe stato questo già si sarebbe stato Mariano. L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora, che era successo. Sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti. I due, tutte e due. Figli. Antonio e Benedetto e Antonio. Sì. E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora. Le disse di cercare con gli avvocati se chissà fossero stati fermati dalla polizia. Cercarono, non erano stati fermati. Oltre alla scomparsa dei suoi figli,
Poi ha avuto altri lutti in famiglia. Proprio sì. Il giorno dopo, qualche giorno dopo. Della scomparsa dei miei figli? Sì, della scomparsa dei suoi figli. O qualche po' tempo prima. O tempo prima, sì. Del fratello della moglie. Del fratello di mia moglie. Sì, fratello della moglie, ma poi successivamente, qualche tempo dopo, è stato ucciso, questo è un fatto insomma storico, è stato ucciso il genero, sì, il tuo genero. Sì, io non alludevo perché Natale, già ne avevamo parlato. Sì. Sì. No, l'ho collocato io nel tempo erratamente. È stato nel febbraio, non nel febbraio, mi pare del 19... Mio genero? Sì. Il mio genero è stato, credo che... Nel dicembre? 24 dicembre, sì. o il 25 la vigilia dicembre, di Natale. O la vigilia di Natale, o dopo Natale. O dopo Natale. O dopo Natale. Vabbè, insomma, o il giorno di Natale stesso, insomma, io non ricordo bene. Fu ucciso il marito di sua figlia. In presenza di mia figlia. Sì, di sua figlia Felice. Felice. Poi, contemporaneamente sono stati uccisi. Il giorno 26 o 27. È stato ucciso mio fratello insieme a suo figlio. Al figlio. E con suo genero furono uccisi anche dei parenti di suo genero. Di mia moglie. Sì. Furono uccisi dei parenti della mia prima moglie. Della sua prima moglie. Sì. Che erano lì che prestavano servizio. Perché... No, non prestavano servizio. Avevano solo salutato. Erano passati per salutare. Ah, erano passati per salutare. Per salutare mia figlia e il marito. E questo avvenne nella... pizzeria, di proprietà di mio genero, di mio genero. Va bene. In Brasile lei si è incontrato pure con Salomone? Sì. Ci vuol dire del comportamento di questo Salomone? Antonino Salomone è un boss perdente. Sopraffatto dai più duri dei corleonesi, si era ritirato in Brasile a fare il costruttore. Questo incontro con Salomone, i discorsi con Salomone... E poi il fatto che Salomone fece rientro in Italia, mi pare, no? Per me sembrò veramente strano, perché Salomone in Brasile non viveva con un passaporto falso, né usava un'identità falsa. Salomone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano e si chiamava Salomone Antonino. E che attività svolgeva? E costruzione. Io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Ah, in un palazzo costruito da lui? Costruito da lui. Sì, dico, aveva questa attività, era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene dal punto di vista... Credo che ci andava bene, credo che le andava bene. E allora come mai fece rientro poi in Italia? Per me è inspiegabile. Non posso... in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica, parlo di certezza, che il Salomone Antonino si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Antonino Salomone, originario di San Giuseppe Iato, ormai settantenne, è indicato come il ponte tra la famiglia di Corleone e i boss di Oltre Atlantico per il traffico di eroina. È la fonte di molte notizie riferite da Buscetta ai giudici. In carcere dal 1984 ha sempre conservato un atteggiamento di distacco dalle vicende processuali. Salomone Antonino. Ieri l'interpretazione era che io lasciavo San Paolo per andare a vendere droga. È vero. Sino al punto... di essere condannato per l'associazione per il traffico di stupefacenti. Non so, queste telefonate ora servono a Buscetta per dire che finalmente ha trovato la chiave di tutte le telefonate, perché io ho lasciato il Brasile esattamente per non cooperare, per non imbrattare, è vero, di le mani di sangue di un amico. Di Salomone, è vero, nessuno lo conosce, però si dice, il magistrato dice, Salomone è uno dei peggiori nemici che ha Buscetta. Antonino Salomone smentisce Buscetta, spiega in motivi familiari le ragioni dell'odio del pentito nei suoi confronti. Quindi, ritornando, signor Presidente, tutto l'odio
è vero, che non ha potuto scatenare quando non ho fatto da padrino per il battesimo. Quando poi respingo a lui e alla sua famiglia, è logico che non è stata un piacere ma una mortificazione per sua moglie, che non sa poi i fatti suoi. Quindi si è scatenato quest'odio, questo putiferio nei miei riguardi da completamente non vedere. Signor Presidente, sono Giovanni Bontade. Siccome in questo momento in aula non c'è nessuno dei miei difensori, la volevo pregare se poteva domandare al signor Salamone se mi ha mai conosciuto e se è vero che ha riferito delle cose sul mio conto, su contrasti tra me e mio fratello, al signor Buscetta. Sempre se lo ritiene opportuno, signor. Grazie. Sì. Allora, risponda pure alla domanda. La domanda è che il signor Bontade, Giovanni, non l'ho mai conosciuto. Dei discorsi che fa Buscetta tra i due fratelli, per me sconosciuti. L'attrito tra i Corleonesi e Stefano Bontade muoveva anche da un conflitto interno nella famiglia del Bontade. Ma Buscetta insiste, sì, e rivela anche un atroce crimine all'interno della famiglia Bontade. Si trattava del fratello. Cioè, il fratello voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia di Bontade. Quindi c'era una rivalità tra... Fra i due fratelli. E quindi motivi di dissapori fra i due fratelli? Fra i due fratelli, ma chi se ne avvantaggiavano erano gli avversari di Stefano Perché? Bontade. Perché i fratelli erano Stefano e Giovanni Bontade, no? Giovanni Bontade. Perché il Giovanni Bontade, insomma, andava all'esterno della famiglia, questo contrasto che c'era tra i fratelli. Sì, e specialmente con Michele Greco. Ah, ecco. Quindi il Giovanni Bontade si lamentava? Si lamentava, addirittura arrivò a dire al fratello: dai le dimissioni, facciamo la nuova elezione per il capo famiglia. Giovanni Bontade compare davanti ai giudici il 22 maggio 1986. Deve difendersi anche dal sospetto di aver acconsentito all'uccisione del fratello Stefano, dopo essersi accordato con i Corleonesi. Signor Presidente, sono detenuto ininterrottamente dall'11 maggio 1980 per una vicenda giudiziaria in cui le accuse nei miei confronti hanno trovato sempre maggior nutrimento più nel nome che porto che negli elementi di prova a mio carico. Cosicché un'operazione finanziaria da me effettuata presso una banca è diventata prima motivo di sospetto e poi elemento sufficiente di condanna per l'infamante addebito di traffico di stupefacenti. Non era però questo l'avvenire e il destino che avevano per me prefigurato mio padre e mio fratello Stefano, il quale alla morte del primo fu per me come un padre altrettanto vicino e altrettanto amato. Infatti mio padre e mio fratello Stefano avevano voluto che io studiassi, mi avevano aiutato e sostenuto fino al conseguimento della laurea in giurisprudenza, avviandomi poi a svolgere la pratica forense presso uno degli studi legali in Roma, al di fuori e lontano da un ambiente in cui il nostro nome sollecitava soltanto l'attenzione poco benevola degli organi di polizia. Invece la mia vicenda personale dimostra che non è possibile a Palermo portare un certo nome senza subirne certe conseguenze di volta in volta scaturienti o dal rapporto di polizia o dalle personali convinzioni del delatore di turno. Così anch'io sono, mio malgrado, ospite delle patrie galere da oltre 6 anni e nonostante ciò raggiunto da nuove accuse, secondo cui avrei commesso ulteriori delitti durante lo stesso periodo di detenzione. Esperienza la mia che ormai ha segnato irrevocabilmente tutta la mia vita, non solo perché non ho visto crescere accanto a me le mie 3 figlie, unica ragione della mia esistenza, bensì soprattutto perché durante la mia detenzione è stato barbaramente trucidato mio fratello Stefano, verso cui ero legato da un sentimento di affetto e di intima solidarietà, sentimento questo che non potrà mai essere sporcato dalle interessate menzogne di squallidi personaggi disposti a barattare la propria madre o di averne un vantaggio personale.